Konnichiwa e benvenuti a tutti al mio canale, come sempre Giappo Gamer, e benvenuti a tutti qui su Okami HD. Ovviamente per PlayStation 4 dobbiamo continuare questa avventura, o meglio iniziare ancora meglio questa avventura. Eccoci qua, ok. Okami con effetto eco, ok. Che per fortuna ho sempre salvato. Anzi, vi dico anche, dovete sempre salvare i videogiochi, che sennò qua poi magari, ecco, succede qualche bug, qualcosa strana e si incasina il tutto. Allora, ok. Allora, vediamo un po'. Io dobbiamo dall'ultimo episodio fare un disegno. Ecco qua, ok. Vabbè, riprendiamo, insomma. Ok, va bene. Facciamoci questo tutorial, va. Vai così, iniziamo a spaccare tutto. Ok, bene così. Iniziamo a fare un po' di yen, va. Bravo cagnolone Amaterasu. Ok. Ma più che altro un po' la telecamera. Bisogna un po', ecco, girare. Ok, quindi dobbiamo andare qua su. Sì, mi ricordo, dobbiamo scalare, sì, ok. X per saltare e ancora per fare il wall jump, ok. Ok. Bene così. Anche Isun è contento, ottimo. Che c'è? Ah, cavolo, è ponte rotto. Ok. Abbiamo, mi sa, utilizzare il famoso pennello celestiale. Ok, bene, una bella pennellata così. Ottimo, bene, bene. E ok, nice, sì, nice, nice. Ci piace, ci piace. Isun è questo spiritello, chiamiamolo così, che aiuta Amaterasu. Ok, quindi sono originalmente 13. Ah, come... Sì, comunque questo l'ho già detto. 13 dei separati. Sì, come prende ogni dio. Riprende l'oroscopo giapponese. Che in realtà poi quello giapponese si rifà a quello cinese. Ma sono piccolezze, eh. Mamma mia come zompa bene. Bravo cagnolone. Anzi, lupo più che cagnolo. Quasi non si poteva andare, eh no. E noi dobbiamo andare esattamente qua. Ok, ecco il tempietto, River Events, bene così. Sì, ok, ok. E qua che mi ero buggato, cioè, non so se si è buggato oppure no, sinceramente. Tanto spacco questo, ma che me frega, così, ok, bene così. L'unica magari un po' con la telecamera bisogna farci. Beh, è bello questo cielo stellato, eh? Che dite? Bisogna fare un po' l'abitudine. No, ma mi sa che qua... No, non si può andare, ok. Esaminiamo. Ok, quindi non mi dire che possiamo già utilizzare il pennello celestiale. Cioè che non ti sei più buggato. Oddio, fatemi vedere un attimino, eh. Ah, ok, questa qua è la mappa. Aspetta un attimo, usciamo. Ok. Grande cagnolo.
ma non credo si possa passare, no? No, non ci fa passare. Segniamo se andassimo qua sopra. Ok, vediamo un po'. Sì, le stars, sì, le stelle. Ah, ecco, ecco, era qua, esattamente. Sì, sì, adesso mi ricordo. Dai, fammi disegnare questa stella che manca. Sì, dai, Islum, falla breve, su, dai. Ecco, ok, il dragone, ok. Ok, eccola qua la quinta stella. Yatta! Oh, finalmente, va. Oh, ya abbiamo fatta, bene, bene. Nel primo episodio si era buggato, non so che caso fosse successo, non lo so, insomma, comunque ce l'ho fatta, yatta, bene, bene. Oh, tu sei Yomigami. Oh, dovrebbe essere un drago. Wife is a mother Amaterasu. Perché ci sta? Ma chissà perché. Da parecchio tempo non ci contatti. Già. Ah, lui è Yomigami, il dio della ristorazione. Bene, grandi Yomigami. Bene, bene. Va bene, ok, ok. Ci sono 13 spiriti del of the brush, del disegnare, mettiamola così. Incluso te stesso. Beh, ovviamente tu sei il dragone. Il dragone comunque è un segno zodiacale sia giapponese che cinese, quindi ha maggior ragione. Bene, bene. Sei diventata una costellazione. E vabbè, vabbè, ok. Riuni tutte le tecniche, va bene, ok. Va bene, dai, ok, dai. Più o meno ho capito, dai. Ok, bene, ecco il potere del dio della ristorazione. Bene così. Anche lo spiritello Isun è contento. Bene, abbiamo Yomigami, il dio della rejuvenation. Ah sì, addirittura della ringiovinamento. Bah. Vabbè, comunque, non so quello che è. L'importante è avere un dio accanto a sé o dentro di sé, a seconda delle cose. Posso restaurare il fiume, sì, ok, sì, va bene. Allora, fammi un attimo spaccare. Oh, Yomigami, bene. Fammi spaccare un po' tutto. Mi prendo un bel po' di yen. Ci andiamo giù, guarda che figata il Tori. Portare l'ingresso ai vari templi giapponesi. Ok, va bene. Questa è la stele. O meglio, una pietra votiva. E ok, dai, restauriamo questo fiume. E andiamo avanti. Vediamo un po'. Così va bene, può andare? Ok, bene, che figata. Ok. Dai, zompiamo, va. Dai che ce l'abbiamo fatta a guardare. No? Così? Ok, mamma mia, ok. Dai che ce l'abbiamo fatta. Ci sono un po' di vasi, spacchiamoli. Wow, wow, sei felice? Ok. Sì, ho capito, vabbè. Qua ci sta un baule. Si può esaminare? E voglia da... Ok, bene così. Tocca dare la botta. Un pugno astrale. Ottimo, ottimo. Astral Punch. Ok, can revive owner on she dies. Ah, ok, va bene. Oh, che figata. Ecco le opzioni. Tools
Ok, vediamo un po' l'equipaggiamento, i tools che abbiamo. Niente, equipaggiamento. Ok, questa è la nostra arma, va bene. 320 yen. Ok, questa è la mappa, va bene. Logbook, travel guide, ok. Rejuvenation, quindi tocca bene tutti gli altri, ok. Confermiamo. Bello anche il menu mi piace. Ok, usciamo. Bello questo ventaglio. Entriamo qua dentro, va? Posso spaccare? Ok, bene. Una pesca? Va bene, dai, va bene, uguale. Ah, una mela. Ottimo, va bene. Un'arancia, dai. Tutta la frutta possibile e immaginabile. Va bene, dai, entriamo qua dentro. E vediamo cosa ci aspetterà. Ah, ok, bene, quindi c'è un'altra parte. Dai, materasso, ci abbiamo una marea di roba da fare, eh. Oh, un altro tori d'ingresso, bene. Ok, va, continuiamo di qua. Ah, c'è una scritta. Vediamo un po' qua che c'è. Sì, ci sono questi qua. Vai così. Spacchiamo tutto. Ok. Una cascata. Ok, bene così. Ah, ok, qua c'è proprio un altro tori d'ingresso con una scalinata in roccia. Quindi un qualcosa. Noi ci siamo qualche boss fight qua, no, eh? Ok, entriamo qua. Dio, che figata. Oddio. Che è questa? Ah, il tempio leggendario? La cava di Nagi. Ah, Nagi, vi ricordate? Il guerriero, no? Leggendario. Che salvò il villaggio dalla pestilenza, insomma, e ovviamente anche dall'Okami, insomma, vabbè, eccetera, eccetera. 100 anni sono passati, già, Shiranui, già. Prima mi ha passato il fiume, poi adesso arriviamo qua nella cava, bene, bene. Guarda, Yisun quanto è contento. Va bene, ok, vediamo un po' il da fare. In questa cava. Beh, però, fighissima, eh. Però si è spaccata la spada. Vediamo un po'. Proviamo a fare così. Po' più da vicino, forse? Sì. C'è un bello spadone. Così va bene? Ok, yatta! Oh, dai, dai, che figata questo camì, che figata! Ok, bene così, va bene, ok. Ok, un'altra costellazione. Che è del topo, ah, ok. E manca una stella anche lì, oh. Andata? Non mi dire ancora, eh? Ancora? Bene, due. Ok, dovrebbe essere andata stavolta, no? Dai, dammela buona, dai, coraggio. Allora, premiamo bene. Così? Dai, 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 coraggio.
No? Dai. Dovrebbe essere andata, su. Dai. Ma perché non me la dai, cavolo? Che caspita. Così? No, è troppo, eh. Allora, vediamo un po'. Ah, ok, bene. Oh, finalmente, dai. Vai pure col topo. Grandissimo topo. Non mi dire che c'è lo spadone, eh. Tachigami, grande. Da quanto tempo Tachigami, grandissimo. Questo era il tempio dedicato. Ah, gli antichi eroi. Beh, giustamente. Ci sta anche Nagi. Insomma, un guerriero leggendario. Al tuo servizio. Grande Tachigami. Grande Tachigami. Dacci lo spadone. Dai, dai. Dacci lo spadone. Vai, Tachigami. E siamo già a quota 2, eh. Ne mancano 11. Bene così, bene così. Anche esso nel, lo spiritello è contento. Bene così. Che bel lupone Shiranui. Ok, adesso quindi dovremmo uscire da questo tempio. Immagino utilizzare lo spadone. Ma qua non mi dico che possiamo fare così. Wata! Sì, grande. Spaccato. Che spettacolo. Guardate Isun come è felice. 13 tecniche per 13 spiriti. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Ok, vabbè, pure Seguglia sarà contenta. Vabbè, dai. Esamina. Oh. Oh, Tachigami, yatta. Altro trofeo guadagnato, bene così. Oh, c'è pure la freccia che indica. Bene, ottimo. Qui la considerazione del topo. Altra considerazione del, dello zodiaco giapponese e cinese, ovviamente. Ma ok, abbiamo la freccia, bene, ok. Così. Vai così, botta secca, ottimo. Bene. Facciamoci guidare della freccia, va. Dalla sacra freccia d'oro. Eccala, che è? No, che sono nemici? No, eh. Divino strumento, ok. Premi quadrato per... Ok. Vai. Black and white. Ok. Easy pray for your brush. Non mettere. Ok. Quando divento bianco e nero si può utilizzare il pennello. Tipo così. Tipo così. E crepa su. Vai, diventa un giardinetto. E vai così, dai, diventa una aiola, va. Ok, bene, abbiamo tirato lo spirito del globo S. Va bene, ok. Possiamo restaurare l'Elite Solar. Ah, con una piccola energia solare. Va bene, ok. Oh, vai che gli yen aumentano, bene così. Ok, risultati, bene, ok. Quindi primo combattimento andato. Dire anche in maniera egregia. Andiamo un attimo di qua.
Dumplings, vabbè, ok. I ravioli, quello spaccamolo. Bene così. Dai, siamo quasi arrivati a 1000 yen, dai, dai. Ok, andiamo di qua. Grande cagnolo, come corre il cagnolo. Bravo, vieni un po' pure dove caspi a salvare, mo. Devo un attimo vedere. Mamma mia, cagnolo come corre. Che c'è? Altri due? No, basta, bastardi. Dove sta? No. Vai, prendi questo, così. Ok, bene così. Vai, spacchiamo pure a quello. Ok, grande. Grande Amaterasu. Abbiamo ottenuto lo spirito Glob M. Va bene, ok. So, 3MS, quale sia migliore. Ristora un'unità solare di energia. Ah, ok, va bene. Abbiamo consumato patate. Va bene, ok. Beh, così abbiamo ottenuto 100 yen, 50 bonus. Bene, bene. Bene, Amaterasu. Corri, corri, corri. Torniamo qua nel portale. Ok. Vai così. Vai, zompa un po', zompa boh. Grande Amaterasu. Ok. Ah, qua ci sono ancora questi due. Vai cagnolo. O cagnola. Forse cagnola. Apri qua. Ok, Holy Bone, va bene, ok. Spacchiamo tutto, ma sì, che ci frega. Vai giù per di qua. Corri, corri. Vai di qua, di qua. Ok, bene così. No, dobbiamo andare di là. Prossimo di là. Ma di là o di qua? No, segna qua. Bah. Ah, lì su. Ah, ok, ok. Allora, buoni tutti. Taglia qua. Ok, bene così, bene così. Dai. Che diamo colore a tutta quanta la terra, dai. Oh, così è bellissimo, mamma mia, incredibile. E ok, bene così, bene così. Tanto sta caricando, però. Adesso... Ecco, il villaggio è stato ristorato. Bene, bene, oh, Sakuya sarà contenta. Bene così. Ok, quindi siamo al villaggio, presumo. Allora, il portale sta qua. Ok, vabbè. Amaterasu si è accomodata. Dai, cagnolo, cagnola. Andiamo di qua, va, andiamo un po' a vedere che ci sta di qua. Aia, che è quello? Ma chi è? Non si può ammazzare? No, non si può ammazzare. Esaminiamo, va? Ma che caspita è? Ma chi... Ah, suona il flauto. Ma perché è in bianco e nero, cavola? Una statua è diventata. Non mi dire che per sé è diventata statua, eh? C'è pure la cosa del bonzo.
qua si può andare? Vabbè, boh, non lo so. Andiamo di qua, ma mi viene più comodo. Saliamo qua. Ok, andiamo qua, vediamo un po' che ci sta qua. Beh, ci sta una cascata, un bel panorama, ok. Kamiki Village. Ah, è famoso il Kamiki, il villaggio Kamiki per le sue bellezze sceniche, vabbè. Non ci sta niente qua? Però è tutto buio. Vediamo un po'. Se disegniamo un sole. Così va bene? Più grande? No, non funziona? Così? No. Così? Nemmeno. Vabbè, andiamo in giro, ma non è che ci sia qualche salvataggio qui intorno, andiamo un po'. Proviamo ad andare giù, va? Giù per di qua, va? Ok, questo è il villaggio, ok, bene, bene. Beh, carino, un tipico villaggio giapponese. Sta un'altra persona in bianco e nero lì. Però è tutto così grigio, cioè, boh, una cosa. Ah, mi sa che possiamo salvare qua? Ok, va bene, salviamo qua, va. Ok, salviamo. Sì, voglio riscrivere. Ok, Kamiki Village. Bene così, bene così. Siamo già arrivati all'ora di gioco. Bene, ok, allora, questo episodio di Okami termina qui, questo secondo episodio per esattezza. Se è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, cerchiamo di arrivare almeno a 10 like per supportare questo videogame. Okami che è un qualcosa di incredibile per gameplay, per storia, per tantissime altre cose. Bene così, commentate, fate sapere la vostra e che poi condividete con i vostri amici, sarei veramente molto molto felice. Dal vostro Giappo Gamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi!